L'urbanistica è uno di quei temi assai delicati. Sarebbero necessarie soluzioni sempre trasparenti e rispettose del principio di uguaglianza, oltre che condivise. Le degenerazioni in questo campo però sono possibili, proprio in carenza di una seria e condivisa programmazione. Difficile districarsi fra leggi, vincoli, norme e commi, tutte da interpretare. Anche a Nettuno si è ultimamente assistito ad accordi derivanti dalla decadenza dei vincoli di leggi, accordi spesso poco trasparenti e difficilmente condivisibili. Per questo c'era la necessità di mettere a sistema l'argomento urbanistica. L'assessorato ha pertanto pensato a un convegno. Un convegno, sentiamo le parole direttamente dall'assessorato, dall'assessore Andò. Noi avevamo un piano regolatore che era composto per la maggior parte di piani particolareggiati scaduti o mai. Una proposta di assetto complessivo, di assetto generale, che parte dall'esigenza di mettere a sistema i vari quartieri, i vari nuclei spontanei, le varie realtà e le varie attività attraverso una rete viaria che razionalizzi questo disegno del territorio. E allora, come vedete, abbiamo ipotizzato una soluzione che possa consentire lo smaltimento del traffico attraverso la realizzazione di due livelli tangenti alla linea costiera, naturalmente di gerarchia diversa, perché a seconda di quanto più ci avviciniamo al centro avranno una specializzazione. Questo, anche mettendo sulla carta, come abbiamo fatto, le zone vincolate dal PTPR, cioè il piano paesistico regionale, ci consente di individuare gli spazi su cui poter intervenire. Guardate, la prossima tappa è quella di mettere i nuclei abusivi che andranno a essere sanati sulla stessa pianta, e a questo punto dobbiamo soltanto andare ad individuare il tipo di sviluppo per ogni polo e la quantità di incarichi di questo genere. Ha speso oltre mezzo milione di euro. Io penso che tra le consulenze, gli studi e gli affidamenti noi arriviamo agli 800.000 euro. Chiaramente, per poter fare queste cose dovere che verranno portate a Nettuno da un punto di vista strutturale, lo diciamo, quali potrebbero essere? Sulla relazione programmatica si parla di chiusura del trincerone, di nuova viabilità al centro, piano parcheggi, importantissimo. Il nostro grosso problema è la viabilità. La viabilità crea la maggior parte dei condizionamenti, sia al nostro sviluppo economico che al nostro sistema di vita. Il discorso è chiaramente quello che diciamo il dirigente: vedere subito la rete viaria, migliorare quanto più possibile la viabilità, riportare in esecuzione quanto ci è rimasto possibile della viabilità del vecchio piano regolatore. Perché se voi andate a vedere quelle che erano le previsioni di viabilità fatte dal vecchio PRG, c'erano delle. A Nettuno c'era la circonvalazione, come Roma, c'erano delle direttrici importantissime. Queste cose non si possono fare più perché ci hanno fatto delle scuole, ci hanno messo delle case, ci hanno fatto delle situazioni tali, per cui oggi dobbiamo andarci a cercare con grosse difficoltà delle strade che possono alleggerire il traffico sulla Litoranea e che possono creare dei collegamenti veri tra i nuovi quartieri che andremo a creare. Su questo anche ci sono stati degli interventi nuovi. Il dirigente ha parlato della Nettunense Bis, che è riportata su questa carta, che sta studiando l'Astral e che, oltre ad avere un collegamento alternativo all'attuale Nettunense da Aprilia, scendendo giù per la Campana, poi va verso via dell'Armellino, in quel progetto è prevista una strada per noi importantissima, che è una strada che collegherà il cimitero americano con via dell'Armellino e camminerà all'interno del fosso dei Tinozzi. Lambirà il cimitero americano e passerà sotto i Cioccali, che è un quartiere praticamente isolato completamente, e arriverà fino a via dell'Armellino, all'altezza dove sta il deposito Usegetta, via Romana Antica per intenderci.
Questi sono progetti nei quali noi crediamo veramente, perché stanno facendo le indagini geologiche. Il progetto entro aprile dovrà essere definito come asse viario. Ci sono dei fondi europei disponibili, per cui è un'opera nella quale si può sperare nella realizzazione. Perché? Perché se parte il porto di Anzio, la Nettunense non ce la farebbe mai a sostenere il traffico che porterebbe quest'opera. Per cui la strada si sta preoccupando di fare queste strade e nell'ambito di questa progettazione ha inserito questa predella che per noi è fondamentale. Questo ci aiuterebbe veramente a risolvere molti problemi di viabilità. Altro elemento importante, lo vedete su quelle due carte lì. Quando noi parlavamo di toppare il trincerone ferroviario, qui si sta parlando di un'opera che è stata valutata intorno ai 15 milioni di euro. Non ci saranno mai le risorse dell'amministrazione per poterla fare. Noi ad ottobre abbiamo presentato la richiesta di un finanziamento della Comunità Europea, sul quale abbiamo avuto un progetto, diciamo, ambizioso, ma che è risultato essere in fase di discussione un progetto intelligente e ben equilibrato. È un progetto che sul finanziamento di 9 milioni di euro porta a tombare 300 metri di trincerone ferroviario dall'altezza della scuola di Via Ormada fino a Via Santa Maria, migliorare il percorso pedonale che collega la Divina Provvidenza con il Forte San Gallo, c'è una quota relativa al rifacimento delle mura del Forte San Gallo, e c'è un progetto di utilizzo con sistema privatistico della Divina Provvidenza, ovvero la realizzazione di una struttura alberghiera di altissimo livello data in concessione e non venduta, considerando che la Divina Provvidenza doveva essere venduta per gli equilibri di bilancio. Noi stiamo cercando di utilizzarla per farne un albergo importantissimo, con annessa struttura da utilizzare per conto dell'amministrazione, che collegato il tombamento del trincerone, il rifacimento della Divina Provvidenza, il percorso che arriva fino al Forte San Gallo, e poi c'è una parte che interessa le attività produttive, quindi sì, centro commerciale naturale, fino ad arrivare ad un'ipotesi di realizzazione di un centro universitario nei paraggi della Tosi. Non facciamo adesso previsioni o cose, con l'interesse che c'è nei confronti di questo progetto di una struttura universitaria privata. Questa è l'unica possibilità che c'è per far partire opere di questa importanza, cioè bisogna veramente dedicare attenzione e tempo ai finanziamenti di questo genere per far partire queste opere. Non ci sarebbe nessun project financing, non ci potrebbe essere nessun finanziamento dell'amministrazione, non ci potrebbe essere nessun ente sovraordinario che può finanziare un'opera di questo genere e di questo costo, se non approfittare di un finanziamento europeo che faccia da partenza con un primo tronco di tombamento e poi dare possibilità all'amministrazione di completare il tutto. Nell'ambito di questo progetto c'è il grosso discorso del recupero delle aree delle ferrovie dello Stato, perché se parte il finanziamento per tombare il trincerone, già sono in atto discorsi con le ferrovie dello Stato per fare la convenzione o l'asta di cessione delle aree delle ferrovie dello Stato, che ci consentirebbero di far partire il piano parcheggi. Piano parcheggi, vado veloce in sintesi per darvi più informazioni possibili, che si incentra su tre elementi particolari. Piazza Berlinguer, parcheggio interrato, qualcuno lo contesta, ricordo che è l'unico posto a Nettuno dove ci sono 13 metri di manco sopra il livello del mare, renderà chiaramente un discorso discutibile di viabilità, accesso ed uscita, però è un'opportunità vera. Credo che in questi giorni si stia facendo il contratto di acquisto dell'area dal denaro, addirittura oggi o domani. L'altro parcheggio è quello che sta nelle aree delle ferrovie, importante, che se parte la convenzione darebbe modo anche a realizzare il parcheggio di collegamento via Lombardia, via Santa Maria. La terza area da dedicare al parcheggio è quella che sta dietro San Rocco. Ci sono due lotti lì, uno interessato dal Groschetto, che è una cosa che sta andando all'asta, si definirà probabilmente l'anno prossimo. L'altra area, quella che sta proprio sulla curva, è un'area di 50 metri da dedicare solo a parcheggi. L'amministrazione sta cercando di comprarla per crearne un parcheggio.
Chissà se il convegno avrà rassicurato anche chi non condivide il percorso di questa amministrazione. Certo, la partecipazione e l'interesse su un argomento così importante e delicato probabilmente non è stata stimolata, visto la scarsa presenza. Poi, si sa, i cittadini sono più sensibili forse alle buche che ai grandi progetti futuri.